I giachetti, padre di famiglia, moglie, bambini, tutto a posto, i pelagatti pieno di donne e macchine belle. Il fancazzista è il lavoratore. Giachetti si vede che ci tiene, vuole che la fabbrica vada bene, si fa il mazzo, lavora, suda. Quell'altro invece ne frega la mazza. Sono due pischiacci. Lascia ripetere perché quelli lì farebbero fallire le ditte, l'ha capito? Manlo ci ha conquistati con la simpatia, con la grinta, con il fatto che si è immedesimata molto nella signora lì. Immone ha interpretato perfettamente. Il mediatore classico toscano e così tutto il resto. Ora ho detto Monni per dire Monni, Barbara Enrichi la mia moglie, Novello Novelli, il vecchio magazziniere della Gobbo-Tess, il Sarchielli, il vecchio magnifico di Madonna che silenzio c'è stasera, cioè un mito. La cosa bella è che ognuno di loro ha un piccolo spazio, ma molto importante. Ceccherini fa questo personaggio assurdo che vive nei sotterranei, la Pamela Camassa fa se stessa che va dai pelagatti perché vuole essere testimonia della loro ditta, eccetera. Quindi è stato, credo, molto bello questa cosa qua, che ognuno di loro ha dato il suo contributo. Ceccherini, le persone guest star, gli attori che sono stati ospiti nel nostro set hanno detto che era veramente rara un'armonia del genere, un grande entusiasmo. Da 2 a 15 secondi. Ma va a cagare in questo consiglio. Che armonia! Guarda. Voglio morire! Ma non lo fai! Ma non lo voglio morire! E te dammi una mano, no! No! Sto cazzo! Sì, uguale sì, alla dire alla fiction di Napoli. Sicurezza! Ok allora, dai! Le location di questo film sono tutte straordinarie, cioè abbiamo trovato delle location incredibili. Io rivedendo le foto di scena sembro un cretino perché rido sempre, ho sempre la bocca spalancata come uno scimmione, perché comunque si rideva parecchio sul set. Bello! Oh! Me lo fa un tè? Voglia! Quando sono cascato in piscina è stato bello perché io ho voluto fare un po' alla Bruce Willis o alla Tom Cruise, come voi sapete loro non usano controfigure, no? Fuori onda! Se te usavo controfigure nel tuo pompiscina. Sì, vabbè, ma la gente non deve sapere niente, capito? Cioè, voi non lo dite, eh? No, veramente, vi vengo a ritrovare, eh? Sono il numero uno, io ho lavorato con i più grandi, io ho fatto tutti i film del mondo e mi tocca lavorare in questa merda con degli attori che non valgono un cazzo. Devo fare 7 cervelli, no? Il calcolatore umano, cioè colui che te gli dice un numero e lui risponde. 53.000, 750, 400, 500, 40.760. No, 40.000 da 600.000 a 1.000.000. 900.000, 940. 490.000. Sì, ma 850. 790.000, 750. 5.750.000.
Un bacio a tutti e a Cincina.